Pronto alla rovescia, 7 secondi al via. See you on Habitation Station. Ok, è riaccaduto esattamente quello che è accaduto ieri. In America non abbiamo la mascherina, quindi adesso Spirit si starà arrabbiando, ma non ci importa, o meglio ci importa, ma noi dobbiamo andare avanti. In questo momento andiamo a presentare il primo giocatore, colui che è già un game avanti. Viene dal Messico, sta dimostrando a tutti perché era stato scelto per entrare anche in un team coreano. Dal Messico, dal Terran Mayor! Eccolo lì, il nostro messicano. Mentre dall'altra parte anche lui sta giocando a pochi metri da noi, ha visto il suo compagno di squadra perire sotto i colpi di uno Zerg potente come Vortex. Lui vorrà vendicarsi, vuole la finale del Vasacast Invitational. From Team Mindsanity, GHK! Produzione, abbiamo una Rax, ma già il gas da parte di Giacci. Solo il gas per Giacci, invece Mayor solo una Rax. Ancora non ha preso il gas. Io credo o fa 13 gas o 15 gas, vediamo. Credo più 15 gas. Vediamo quando quindi prenderà il gas il giocatore messicano, che per il momento manda già immediatamente sotto un suo SCV. Ancora non ha il gas quando è a 14 psi il giocatore Windy. Windy è Major, mentre dall'altra parte Giachki è Giachki. Sì. Non usa nomi falsi. Non usa nomi falsi. Siamo sicuri che è lui. È lui, anche perché là. Sono stato prima con lui, ho studiato un po', è un bravo ragazzo, c'ha le mani. Attenzione, arriva il Cybernetic Core. Centro orbitale. Il comando orbitale, bravo. Il comando orbitale da parte del giocatore messicano, tra pochissimo arriverà sicuramente anche da parte di Giachki. Siamo a 3 minuti e 5, qui non leggiamo niente, dobbiamo leggere lo psi, 17 a 17, con questa mascherina sarà tutto diverso, però vediamo le hotkey, vediamo la differenza nelle hotkey da parte dei due giocatori. No, sono uguali. Sono simili. Molto, molto simili. Intanto vediamo quello che accadrà, abbiamo il gas da parte di entrambi, ma abbiamo già la factory in produzione da parte di Giachki, cosa che ancora non vediamo da parte di Major, che sta andando a posizionare il reactor su questa sua prima caserma. Sì, è una classica build che si usa ora in TVT, 15 gas, è usato molto in Pro League, il GSL, da tutti i Terran coreani. Anche il ladder è praticamente una build dove il Terran apre 15 gas che gli consente di avere subito una 1-1-1 un po' ritardata, però con la expo. E infatti vediamo che ha già preso la expo il giocatore messicano che attualmente dovrebbe essere senza team, giusto? Sì, senza team, cambia spesso team lui. Cambia molto spesso team Major. Intanto attenzione perché Giachki ha già in produzione anche lo spazio porto. Abbiamo anche uno spazio porto già in produzione da parte di Giachki, mentre in questo momento inizia a volare questa factory, e quindi avremo delle Banshee probabilmente da parte di Giachki. Giachki ha fatto un gas first molto greedy, perché? Perché ha fatto solamente 3 marine e ha fatto un reactor. È molto greedy perché? Perché così ha già un'alta produzione di marine. Però non arriva la Banshee, arriva immediatamente il Raven da parte di Giachki, mentre dall'altra parte abbiamo Major che va solamente adesso a produrre lo Starport. È andato a produrre anche un Engineering Bay, forse proprio per standard, essere safe dalle è standard, Banshee. È standard. Anche. Con 15 gas è standard a fare l'officina, perché hai solo un Viking, non è Raven.
così puoi utilizzare le scan e non aver bisogno del level. 5 minuti e 59, 6 minuti in questo momento, 34 psi per Giacchi, 38 per Major. La partita è importantissima questa, ma attenzione perché ancora non abbiamo la exp da parte di Giacchi, che quindi dovrà fare dei danni inizialmente. Solitamente la expo si butta a questo timing, ma credo che già ce lo stia allenando. Giacchi, scusa? Già ci stia allenando Major. Olinando. Ah, ok, scusa, però dominando, non capivo. No, olinando okay. Una base. Attenzione, vediamo se quindi sarà così. Vediamo, forse no, perché sta mandando questo SCB. No. L'SCB sembra muoversi, infatti arriverà certamente la XP, almeno così sembra, da parte di Giacchi, che comunque sarà molto più aggressivo rispetto al game precedente. Questo opener che sta facendo Giacchi l'ho vista in Pro League, che è un po' diversa. Adesso lui dovrebbe fare una medivac, ma fa un Viking. Credo che adesso Giacchi, appena ha un secondo tank, si vada a fare un contain sotto la sua natural e Viking terranno la posizione aerea. Siamo a 7 minuti e 24 della partita. Major sta giocando una partita molto più macro oriented, mentre dall'altra parte Giacchi si inizia a muovere in avanti. In questo momento, quando siamo a 7.41, si va a muovere in avanti, si va a muovere in avanti, porta anche degli SCV. Giacchi dovrà fare assolutamente dei danni. Probabilmente con l'SCV userà un auto repair sul tank e farà due bunker. Vediamo quello che succede in questo momento con le Helion. Prova a temporeggiare Major con le Helion. Un tank va a assiggiarsi. Siamo 8 minuti e 15, mentre non sentiamo più il nostro Pippo. Va a pullare anche degli SCV, però vengono pullati degli SCV anche da parte di Major. Potrebbe esserci un ingaggio importante in questo momento. Attenzione, vediamo quello che succede. La situazione è molto molto combattuta, la situazione è molto molto tesa, ma un tank si salva. Sembra messo bene Giacchi. Sì, già c'è vinto. Potrebbe aver vinto Giacchi. Guardate la differenza di psi con questo timing molto molto aggressivo. Si muove ancora in avanti. Va a piazzare il suo tank. Ci sono solamente queste Helion tra lui e l'1-1. Attenzione, il tank regge. Il tank resiste, continua ad arrivare. Arriva il GG, non c'è niente da fare. E siamo 1-1 tra Giacchi e